The mortal life of Jesus Christ was filled with miracles. La vita mortale di Gesù Cristo fu piena di miracoli. Una madre vergine, una nuova stella, angeli che appaiono ai pastori, ciechi che vedono, storpi che camminano, angeli nel Getsemani e alla tomba e il più grande miracolo di tutti, la sua gloriosa resurrezione. Riuscite ad immaginare la scena degli 11 apostoli sul monte vicino alla Galilea, quando il Signore risorto li ammonì dicendo: «Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura». Tutti i popoli? Tutto il mondo? Ogni creatura? Era possibile? Benché Gesù li avesse confortati, si saranno sicuramente domandati se i miracoli avrebbero davvero accompagnato la loro predicazione del Vangelo. La fede sconfisse il dubbio e Pietro alzò la sua voce dicendo: «Voi tutti che abbiate in Gerusalemme, prestate orecchio alle mie parole. Gesù il Nazareno, allorché vi fu dato per mani di iniqui, inchiodandolo alla croce, lo uccideste. Questo Gesù l'Iddio l'ha resuscitato, del che noi tutti siamo testimoni. Quel giorno vi fu un'evidente abbondanza di manifestazioni spirituali e 3.000 persone vennero battezzate. Come avevano promesso Gesù, i segni e i miracoli seguivano la fede dei credenti. Quando 183 anni fa la Chiesa di Gesù Cristo è stata restaurata sulla terra, l'incarico dato dal Signore al suo ristretto numero di discepoli faceva eco alle sue parole pronunciate secoli prima. La voce di avvertimento sarà rivolta a tutti i popoli, poiché in verità il suono deve spargersi in tutto il mondo e all'estremità della terra. Tutti i popoli? Tutto il mondo? All'estremità della terra? Era possibile? Il Salvatore confortò i suoi santi degli ultimi giorni, ma potevano essi immaginare la portata e il destino di quest'opera meravigliosa? Sicuramente si saranno domandati se i miracoli avrebbero davvero accompagnato la loro predicazione del Vangelo. Ancora una volta, la fede sconfisse il dubbio e migliaia furono battezzati. In Inghilterra, l'anziano Wildor Woodruff trovò un'intera comunità ad aspettare il suo arrivo. Lo Spirito del Signore cadde su di loro ed egli battezzò 45 predicatori e diverse centinaia di fedeli durante il suo primo mese alla fattoria dei Bembow. Ai nostri giorni non è diverso. Quando io e l'anziano David A. Benner eravamo missionari circa 40 anni fa, e vi posso assicurare che non siamo i missionari ritornati più anziani che siedono su queste poltrone rosse. C'erano 16.000 missionari. Come detto ieri dal presidente Monson, ora ve ne sono 65.000. Più che mai prima d'ora. Allora c'erano 562 pali. Oggi ce ne sono più di 3.000. A quel tempo, i nostri rioni e rami si trovavano in 59 paesi. Oggi abbiamo congregazioni organizzate in 189 delle 224 nazioni e territori nel mondo. Siamo poco numerosi, proprio come aveva predetto Nefi. Ma allo stesso tempo, voi ed io siamo testimoni dell'adempimento delle parole profetiche di Daniele, poiché la pietra staccata senza opera di mano sta riempiendo tutta la terra. Questo è uno straordinario tempo di miracoli. 6 mesi fa, quando il presidente Monson ha annunciato il cambiamento dell'età per i giovani uomini e per le giovani donne che desiderano servire una missione, lo Spirito si è riversato in modo evidente e abbondante. La fede ha sconfitto il dubbio e i giovani uomini e le giovani donne si sono fatti avanti. Il giovedì dopo la conferenza generale sono stato incaricato di sottoporre le chiamate dei missionari alla prima presidenza. Sono rimasto colpito nel vedere le richieste di ragazzi di 18 anni e di ragazze di 19 anni che avevano già cambiato i loro progetti, avevano fatto le visite mediche, erano stati intervistati dal loro vescovo e dal loro presidente di palo e avevano invitato i moduli compilati. Il tutto in soli 5 giorni.
Altre migliaia di giovani ora sì sono uniti a loro. È un miracolo. Siamo grati per la fede stimolante delle nostre sorelle, per il crescente numero di missionari provenienti da paesi di tutto il mondo e per l'aumento di coppie senior pronte a servire. Sono state annunciate 58 nuove missioni e, oltre al centro di addestramento missionario di Provo, ormai stracolmo, ce ne sarà uno nuovo a Città del Messico. Il presidente Thomas S. Monson ha affermato: «Noi prendiamo molto seriamente l'incarico affidatoci dal Signore. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figliuolo e dello Spirito Santo». Questa causa continuerà ad avanzare, cambiando e portando benedizioni nella vita degli uomini. Nessuna forza nel mondo intero può arrestare l'opera di Dio. Siamo testimoni dei miracoli del Signore mentre il suo Vangelo si sta diffondendo in tutto il mondo. Fratelli e sorelle, certamente come il Signore ha ispirato più missionari a servire, allo stesso modo sta anche risvegliando la mente e aprendo il cuore di più persone buone e oneste a ricevere i suoi missionari. Voi li conoscete, già oppure li conoscerete. Fanno parte della vostra famiglia e vivono vicino a voi. Vi passano accanto per la strada, siedono vicino a voi a scuola e interagiscono con voi su internet. Anche voi siete una parte importante della realizzazione di questo miracolo. Se non siete missionari a tempo pieno, con una targhetta missionaria appuntata alla giacca, ora è il momento di disegnarne una sul vostro cuore, disegnata, come disse Paolo, non con inchiostro, ma con lo spirito dell'Iddio vivente. E voi missionari ritornati, cercate la vostra vecchia targhetta, non indossatela, ma mettetela dove la potete vedere. Il Signore ha bisogno di voi più che mai prima d'ora, perché siate uno strumento nelle sue mani. Tutti dobbiamo dare il nostro contributo in questo miracolo. Ogni membro retto della Chiesa ha pensato a come condividere il Vangelo. Ad alcuni viene naturale farlo e possiamo imparare molto da loro. Per alcuni è difficile e ci domandiamo come farlo meglio, sperando che i sentimenti di colpa che a volte proviamo possano sparire. E il nostro desiderio di condividere il Vangelo porta tutti noi ad inginocchiarci, ed è giusto, perché abbiamo bisogno dell'aiuto del Signore. Il presidente Monson ci ha chiesto di pregare per quelle zone in cui in questo momento la nostra influenza è limitata e dove non ci è permesso di condividere liberamente il Vangelo. Se preghiamo ardentemente e unitamente, il nostro Padre in cielo, il Signore